We can ask the head of uh, business line DIY of Katun Nazi why did the automation help company in uh, in this period and during this crisis? Well, today it's all about resilience, resilience of the supply chain. What the pandemic and the crisis is learning us is that costs are rising enormously. We don't find the right people, and we have a lack of availability of stock capacity. So, um, uh, automation helps us uh, to be more resilient in our supply chain. And a company who has not a resilient supply chain today is a company that will be in trouble. It's uh, very important always to uh, look for the right automation where possible, when possible, and why. We don't automate just to automate, we automate because we have a certain type of criteria. And one of them is that it has to help us. To increase the flows at a better quality towards our customers. So during this crisis, do you find out that, that you had more requests from the company or is there, uh, was there a balance? No, the requests do not come from our customers, but the request comes from our own people. We'll sit together with our own people and look okay, where are the flows where you have difficulties? Where are the flows that we could automate eventually in order to help? Uh, the productivity to help the quality of the flows through our warehouses and that is when we put a, t a, t a team of engineers together with our own people of the operations in order to develop the right automation for that particular uh, operation thank you thank you for interesting and now we can speak Italian because we have Abbiamo una rappresentante italiana del, del, del gruppo. E come, come può aiutare l'automazione e la logistica un'azienda un durante questo periodo di, di crisi? Può essere una, un, punto, un valore, una salvezza, un punto di, di svolta quasi? Lo è assolutamente, eh, l'importante è trovarsi preparati, quindi fortunatamente noi abbiamo pensato un po' prima, forse anche della pandemia, di prepararci all'automazione di magazzino. L'automazione di magazzino permette di, prima di tutto, di salvare spazio, in questo momento tutti abbiamo bisogno di spazio, tutti gli importatori hanno una necessità assoluta di stoccare la propria merce, anche perché i volumi delle vendite sono... Caduti in questo momento e quindi la, le aziende hanno molta merce. Se noi non fossimo stati in grado di stoccare nella giusta maniera, quindi con i giusti spazi, quindi con la giusta automazione, di fare il picking e poi di fare l'outbound della merce e con, una, con una ripeto automazione, ma con una logica studiata a monte. Eh, di, di tutto questo saremmo stati veramente ne, nei problemi anche noi. È una cosa che non è avvenuta per noi, fortunatamente. Siamo riusciti a, a avere dalla nostra parte il favore dei clienti proprio per questo motivo, perché siamo stati in grado di aiutarli anche in un momento veramente disastroso come quello che abbiamo vissuto. Ecco, eh, L'automazione, ma anche l'innovazione nella supply chain, sta vivendo un momento, secondo me, di, di fervore. Anche dovuto, sappiamo ovviamente, ai casi più eclatanti, tipo quello di Amazon, che addirittura, addirittura appunto, sfrutta delle innovazioni molto particolari. Eh, trovate anche voi che sia un momento di svolta in questo caso? Assolutamente, l'innovazione maggiore è stata data dall'omnicanalità. Quello che prima per noi era eventualmente l'e-commerce è diventato un mass categorico perché di fatto c'è è, è stato assolutamente imposto. E, mh, la multicanalità all'interno del magazzino è, è assolutamente un'innovazione perché. Il magazzino diciamo tradizionale e il magazzino dell'e-commerce non lavorano nello stesso modo, ma convivono sotto lo stesso tetto. E averci pensato per tempo a questa cosa ha portato un vantaggio sicuramente per i nostri clienti, perché non si sono trovati ulteri in ulteriore difficoltà in un momento pandemico come quello che ci ha. Benissimo, la ringrazio per la chiacchierata. Grazie ancora. Ciao.